Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con un nuovo episodio della rubrica dei migliori progetti della settimana. E come potete vedere sono cambiate un po' di cose, a partire dall'inquadratura. Infatti sto registrando con un iPhone e la prima volta che lo provo avevo già fatto qualche test e avevo già notato da me che la qualità è migliorata parecchio. Fatemi sapere anche voi come la pensate. Come dicevo, siamo tornati a parlare dei progetti usciti questa settimana. Dopo l'episodio della settimana scorsa, che era il primo che ha dato inizio a tutto, visto che vi è piaciuto, mi avete consigliato anche diverse cose, per esempio quello di mettere canzoni nel corso del video. Questa è una cosa che, se avete visto i video vecchi, io lo facevo. Il problema è che gran parte di questi sono stati segnalati per copyright. È una cosa che a me onestamente dà fastidio, motivo per il quale ho smesso di farlo, comunque ho ridotto le canzoni. Quindi io le canzoni le metterò, però quando non sono copyright. Per esempio, quando ho parlato del singolo di Joe Scacchi, ho messo una canzone di Joe Scacchi, ma perché era una canzone che stava su YouTube e che non mi ha dato alcun problema di copyright. Comunque sia, troverò un modo per renderli più intrattenitivi questi video. Beh, iniziamo a parlare effettivamente dei progetti usciti questa settimana. C'è tanta roba, è una settimana di cui onestamente sono abbastanza soddisfatto, e partiamo dalle uscite italiane, che poi è una. Sto parlando della Reborn Edition di Katie, l'ultimo album di Ketama, uscita proprio questo venerdì dopo quasi un annetto da Katie. Ho già fatto la reaction all'album, quindi non mi dilungherò troppo. È composta da 6 brani aggiuntivi ai 14 che componevano il vecchio album, e insomma, per chi ha visto già la reaction ha visto che tutto sommato è un lavoro che mi è piaciuto. Sono 6 tracce abbastanza diverse in tutto, sia nel sound che nel resto tra loro, e comunque qualche perla c'è. Il mio pezzo preferito è Diablo, che è veramente una manata. Passiamo all'America. Il primo progetto di cui vi volevo parlare, purtroppo non posso neanche farlo, è Shoots for the Star, Aim for the Moon di Pop Smoke. L'album postumo finalmente è arrivato. Non ve ne posso parlare perché non l'ho ancora sentito, infatti vi avevo già preannunciato che avrei fatto la reaction, non ho avuto ancora il tempo di farlo e ora vi spiegherò perché. Non ho fatto in tempo a registrarlo in questi giorni del weekend perché sono stato impegnato. In più, da lunedì mi pittano in casa, quindi cosa vuol dire? Che in camera mia, sulla mia scrivania, dove ho tutta la postazione, ci sarà un telo e quindi sarà inagibile. La reaction arriverà, solo che un po' più tardi, perché devo capire ancora come organizzarmi. Spero di pubblicarla nel corso della settimana, altrimenti comunque sarà nel weekend, ma arriverà. Quindi vi parlerò un po' generalmente dell'album, magari scrivetemi nei commenti qual è il vostro pensiero al riguardo. L'album è composto da 19 tracce. Come potete vedere ci sono un sacco di feat e pochi da parte poi della scena drill newyorkese, ma sono quasi tutti big. È successo un casino in America perché la cover inizialmente era stata designata a Virgil Abloh, solo che aveva fatto un lavoro abbastanza schifoso onestamente, e quindi internet in un certo senso si è rivoltato e ha fatto bene. Cioè onestamente io condivido, perché la cover era davvero brutta. Quindi alla fine 50 Cent, che è colui che poi ha preso un po' più al cuore questo album, sul suo Instagram ha dato vita a un piccolo contest in cui postava le cover fatte dai fan e chiedeva alla gente quale fosse quella che effettivamente gli piacesse di più, in modo tale da sceglierla come cover dell'album. Questo è successo? No, perché alla fine hanno scelto tutt'altra cover. È una cover che onestamente non mi fa impazzire, ci sta, però io su tutte preferivo la prima cover con cui hanno annunciato l'album, che secondo me da sempre è stata la più bella. Ora passiamo al primo effettivo progetto di questa settimana di cui vi posso parlare. È un album e sto parlando di So Icy Summer di Gucci Mane. Gucci, dopo aver droppato ben 3 dischi nell'anno scorso, ritorna con il primo lavoro del 2020, un album composto da 24 tracce, in cui lui poi effettivamente è presente solo in 11. Diciamo che è diviso in due l'album, le prime 12 tracce in cui c'è Guwop, e poi ha lasciato la seconda parte del disco alla sua etichetta. Infatti Gucci negli ultimi mesi ha rivoluzionato il suo roster, ha comprato un sacco di nuovi artisti e ha dato modo a loro di mettersi in visibilità in questa seconda parte del disco e far vedere al pubblico di cosa sono capaci. Tra gli artisti che ha preso, i nomi che spiccano sono senza dubbio Pusha T e Fugiano, che sono quelli che poi anche a me piacciono di più degli altri. In più ci sono dei comeback davvero interessanti, tipo c'è una traccia con Future, i due non collaboravano da davvero tanto tempo, ma ancora di più non si vedeva da tanto tempo la traccia Guwop Tagga. Infatti Young Thug è presente in ben 3 tracce con Gucci e direi finalmente loro due hanno fatto la storia della trap ad Atlanta, sia come artisti singoli che come coppia. E quindi ritornarli a sentire insieme in un album per ben 3 tracce è stata veramente una mano dal cielo, soprattutto perché appunto negli ultimi anni si erano un po' persi in quanto non c'erano state collaborazioni tra i due. Tutte le loro tracce ovviamente sono fuoco, è inutile che ve lo dico, correte ad ascoltare l'album, ve lo consiglio vivamente. Poi se avete visto la mia storia di giovedì, e colgo l'occasione per dire che io il giovedì annuncio le uscite su Instagram tramite una storia, quindi se non mi seguite su Instagram è arrivato il momento di farlo. E insomma, se avete visto quella storia avete anche visto che
ho selezionato un progetto intitolato Barnacles di Sa Baby. Purtroppo l'album non è uscito, ma è stato rinviato all'8 luglio, quindi uscirà in settimana, mercoledì. Nonostante ciò, al posto dell'album è uscito un singolo intitolato Tongue Demon, ed era da tanto che effettivamente volevo parlarvi di Sa Baby, perché secondo me è un artista davvero interessante. Anche lui viene considerato un figlio di Young Thug, e da molti, compreso anche da me in parte, è considerato il miglior figlio, cioè quello più forte. Sono d'accordo in parte perché è impossibile negare che artisti come Gunna e Lil Kid, che sono comunque figli di Young Thug, non siano fortissimi. Però quello che c'è da dire su Sa Baby è che senza ombra di dubbio è uno dei figli più originali e più innovativi. Infatti ha un viaggio tutto suo, ha un mood tutto suo, e in generale lo reputo un artista davvero forte. Vi consiglio l'ascolto in caso vi piaccia Young Thug o comunque volete farmi un'idea su di lui. Passiamo a parlare di un altro singolo, e sto parlando di Wash Us in the Blood di Kanye West feat. Travis Scott. Questa traccia è uscita un po' a sorpresa nella settimana. Kanye West l'ha annunciata praticamente un giorno prima. È una mina, parliamoci chiaro. Kanye West, tra l'altro, ragazzi, non c'è bisogno neanche che spendo parole su di lui. Se non lo conoscete, ho una brutta notizia per voi. Un artista a 360 gradi, è uno dei pochi che secondo me non fa neanche musica. Lui, quando scrive una canzone, registra un album, secondo me fa proprio arte. È un genio assoluto, lo conferma tutta la sua discografia. L'ultimo album che ha droppato è Jesus is King, un album a tema cristiano, e sembra che stia per arrivare il secondo capitolo, totalmente prodotto da Dr. Dre. Molti reputano Jesus is King l'album peggiore di Kanye West. Io sono d'accordo, ma non perché l'album è brutto, ma più che altro perché il resto della discografia è su tutto un altro livello. Anche questo singolo, nonostante abbia un sound che ricorda molto Jesus, ha diversi riferimenti alla religione e a tutto ciò che li riguarda, quindi penso che effettivamente l'uscita di Jesus is King 2 è confermata. Travis Scott nella canzone secondo me è abbastanza inutile, perché fa due sporchi a Kanye West e fa una strofa di 20 secondi. Secondo me, anche se non ci fosse stato, non sarebbe cambiato nulla. Quindi boh, lui non mi ha pienamente convinto. Passiamo all'ultimo progetto di questa settimana, un altro singolo, e sto parlando di Flood My Wrist di A Boogie feat. Lil Uzi Vert e Don Q. Come già vi ho detto in un'altra occasione, mi sa proprio in un video di questa serie, A Boogie è uno che non mi fa impazzire. In generale lui lo reputo un artista che mi piace e me lo ascolto, ma giusto in qualche traccia così, perché alla lunga mi stanca. Nonostante ciò, questa canzone che ha droppato fuori è veramente forte, e in generale quando fa team con Lil Uzi Vert non sbaglia mai, perché i due compongono veramente una coppia molto affiatata e rilasciano solo hit. Poi nella traccia c'è anche Don Q, fa il suo, però insomma, se la canzone fosse stata di A Boogie e Lil Uzi Vert sarebbe stata più o meno la stessa cosa. Poi questo è il mio parere. Questi sono i progetti che ho selezionato e che ho ascoltato, ad eccezione di pop, per questa settimana, e questo è quello che ne penso a riguardo. Voi cosa ne pensate? Qual è l'uscita che vi è piaciuta di più? Scrivetemelo con un commento. Vi invito anche a lasciare un mi piace nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, ad iscrivervi al mio canale, e se già lo foste ad attivare la campanellina in modo tale da non perdervi video. Condividete questo video con i vostri amici in modo tale che sappiano anche loro dei progetti usciti questa settimana. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slat!